Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Clash Royale. Purtroppo, come potete vedere, sono sceso drasticamente di coppe. Sono sulle 2766, 500 in meno del mio record. Prima di spiegarvi il perché, vi dico che, come avrò messo sicuramente nel titolo, ho droppato un baule super magico. Lo vedete qua? Al primo posto, signore e signori. Non ci credo neanche io. Magari qualcuno si starà chiedendo: perché non apri quel dannato baule ferre? Aprilo immediatamente. E invece no, non lo aprirò. Forse non aprirò neanche il baule magico che è proprio al suo fianco, per il semplice motivo che, ragazzi, ho deciso di aprire il baule super magico solo quando saranno state rilasciate tutte le nuove leggendarie. Tra l'altro vi faccio vedere che l'ho droppato in Arena 9, signori, quando ero ancora in Arena 9 l'ho droppato, quindi cioè meglio di così non si può. È di sicuro il baule con la percentuale più alta di trovare una leggendaria, dopo il baule leggendario ovviamente. Ed è il secondo che droppo. Mi ricordo che nel primo avevo trovato il barile goblin per 23. E non voglio che finisca così di nuovo. Se aspetto che escono le nuove leggendarie, la percentuale di trovarne una dovrebbe aumentare. Quindi lo terrò lì a occupare un posto della mia slot. E nulla, sarà esteticamente figo. All'incirca dovremo aspettare 8 giorni per il golem di ghiaccio e altri 14 per l'ultima leggendaria. Quindi all'incirca tra un mesetto andremo ad aprire questo nuovo baule. E aspetterò con tanta pazienza, insomma. Nel frattempo possiamo aprire questa bella silver chest con un po' di oro, delle gemme, un mini pecca e 9 goblin lancieri. E anche questo baule d'argento, così, con 60 di oro, un rocket e 9 giganti royal. Apriremo anche tra poco la crow chest, perché in questo video andiamo a parlare del perché sono sceso così tanto di coppe. La motivazione è abbastanza semplice: mi sono bloccato, ma non bloccato nel gioco, bloccato proprio in testa, signori. In realtà ero già bloccato in testa da parecchio tempo, ma adesso ancora di più. Allora, questo è il mazzo che ho modificato e rimodificato mille volte. E voi sapete molto bene che quando un mazzo viene modificato mille volte genera solo confusione. Però da quando ho trovato il mago di ghiaccio, giocare con tre leggendari è stato una cosa stranissima. E veramente non mi ci sono più trovato con questo deck. Ho anche provato a ritornare a usare l'altro, ma non avevo il mago di ghiaccio e quindi mi continuavo a sentir male con il deck con cui giocavo. E quindi nulla, ho stravolto tutto. Ho utilizzato questo deck, signori e signori, che è il deck del settimo giocatore migliore al mondo. Tipo, è un buonissimo deck, ma non lo so usare. E c'è l'estrattore, una carta che non ho usato veramente per tanto, tanto tempo. E invece dovrei ricominciare a utilizzare, perché i pro la usano quasi tutti. Quindi, in poche parole, signori, oggi andremo a provare sia questo deck sia l'altro deck e vedrete voi stessi gli errori che compio. Anche se perderò la partita, ve lo dico fin da subito, la terrò comunque, perché vorrei con questo video avere anche dei consigli da parte vostra. Allora, cominciamo utilizzando il deck con le leggendarie. Tra l'altro devo anche dire che prima ancora di fare questo video, in tantissimi mi avete scritto su Facebook per darmi dei consigli, perché in molti mi hanno chiesto l'amicizia su Facebook. L'ho già detto mille volte che qua sotto c'è il mio profilo privato Facebook e potete aggiungermi. Comunque sia, molti mi seguono proprio così, anche quando gioco da solo, per i cavoli miei o per fare bauli. E alcuni di questi mi hanno scritto sulla pagina Facebook dicendo: Ferre, stai perdendo un sacco di coppe per questo motivo, per l'altro motivo, e mi avete dato un sacco di consigli. Per questo vi ringrazio. Però il problema è che, stando già in uno status di confusione totale, avere dei consigli e delle idee in più da mille parti mi ha confuso ancora di più. Insomma, partiamo con la prima partita. Questo è il deck con le leggendarie. Io cercherò adesso di concentrarmi un attimo e cercare di non fare molti errori. Allora, siamo contro un livello 8, quindi non voglio assolutamente perdere. Allora, sto utilizzando il Mega Sgherro. Ho visto che, anche se è di livello più basso degli sgherri, è più forte, cioè è una bestia. E nulla, adesso qui ho fatto delle mosse più che scontate. Lui è partito subito col domatore, ho counterato così un po' male, ma con... come si chiama? Oh mio Dio, mi è partito il nome di testa. Ho contratto col Mega Sgherro, scusate. E poi ho mandato gigante, vabbè, miniatore sulla sua moschettiera. E la torre praticamente l'ho già tirata giù. Però c'è anche da dire che adesso sono contro un livello 8. Cioè adesso, vabbè, magari lo tristello, ma non è quello che volevo farvi vedere, ragazzi. Vabbè, gigante royale, lo conteniamo con la torre inferno. Bella la veleno piazzata così, perché rompe le balle alla torre inferno e anche alla principessa.
Vabbè, ragazzi, io qua passo subito al contrattacco perché tanto questo qui lo vedo un po' morto, mi sa. È un livello 8 comunque, cioè non ci possiamo fare un granché. Ah, tra l'altro, torre bombardiera, cosa che non c'entra cazzo. L'hanno aggiunta anche su Clash of Clans, signori. O meglio, l'aggiungeranno anche su Clash of Clans. E l'idea mi piace veramente un casino. Devo ammettere che mi sembra veramente un'ottima idea. Subito pensavo che sarebbe stata semplicemente una nuova torre dello stregone. Invece no, signori. È veramente una roba OP assoluta, perché quando a parte che colpisce solo truppe di terra, e poi quando praticamente viene distrutta è come una bomba gigante. Quindi questi maledetti minatori o queste streghe anche avranno non pochi problemi. Veramente problemi ne sto avendo io a tirare giù quella torre centrale del cavolo. E comunque sì, devo ammettere che mi trovo meglio a giocare col deck delle leggendarie. Nonostante quello che vi mostrerò adesso è pur sempre quello del uno dei giocatori più forti al mondo. Che per carità non vuol dire nulla in realtà, perché i deck che hanno i giocatori più forti al mondo, provate voi stessi, sono deck che utilizzati da una persona normale fanno schifo, ok? Cioè non hanno senso, tipo il deck che ho adesso di questo giocatore. Non è in grado di counterare i barbari. Ma lui ci gioca così bene che in qualche modo riesce a counterare i barbari. Penso più con l'avveleno, tipo, non lo so, sinceramente. Che tra l'altro questo qua, scusate, è con l'avveleno, ma non lo so, countera i barbari a caso. Tra l'altro, parentesi, prima di passare alla prossima partita, guardate gli ultimi avversari che mi sono capitati. Domatore, domatore, domatore e domatore di nuovo e poi basta. Ok, quattro volte di fila al domatore, cioè capite perché non lo voglio utilizzare. Lo usano tutti. È una palla, signori. Ad ogni modo, adesso proviamo a giocare con questo deck, anche se penso che a sto punto non lo utilizzerò, ma qua veramente si capisce che siamo arrivati a giocare contro i livelli 8, cioè è proprio il toccare il fondo. Per carità, nulla da togliere ai livelli 8. Però che cazzo, noi dovremmo essere a 3200 coppie, non a 2007. Io veramente in sti giorni, ragazzi, devo mettermi lì e provare un deck forte, perché così veramente non sto andando bene. Devo avere qualche deck che mi permette di giocare bene. Al momento non ce l'ho. Allora, questa principessa la fottiamo subito con l'avveleno, giusto? Ok, però un hit me lo tira per forza, grazie signorina. E il Mega Sgherro è forte per carità, ma contro le torri dell'arciere muore come una merda. Qua c'è il Prince, che vabbè, potevo buttarci qualcos'altro sugli arcieri, ma vabbè. Allora, qui cosa mi butta? Le guardie, le guardie nì, signori. Allora, gigante, avrei l'estrattore. Come vedete, ho la pessima abitudine di non usarlo. E questa è assolutamente una mia colpa. Però, sinceramente, signori, non lo so come fare a mettermi in testa di usare l'estrattore. È una cosa più forte di me. Cioè, ho imparato a giocare senza, perché quando non lo volevo più usare avevo altre carte per la testa. E adesso ne sto pagando un pochettino le conseguenze. Comunque sia, nonostante tutto, questa partita non sta andando poi così male, se devo essere sincero. E vabbè, niente, non mi lamento. Allora, qua cosa mi butta? Sti stronzetti che io congelerei, ma non è un'ottima mossa. No, per niente, avrei dovuto buttarla veleno, morivano un po' meglio. Anche le guardie, ragazzi, sono un'ottima carta, che però non capisco perché quando la uso di merda. E io veramente mi sto prendendo questo periodo a 2700 coppe per provare. Perché così veramente non è possibile che cioè, mi ha ucciso il principe con la zap. Vabbè, comunque non è possibile che perdo contro gente di questi livelli. Cioè, comunque non è che sono un giocatore forte, ma non sono neanche così scarso, signori. Allora, buttiamo qua l'estrattore. Cerchiamo di prendere sta abitudine con questo estrattore maledetto, che veramente io non so chi di voi lo usa, chi non lo usa, ma io non riesco proprio a usarlo, signori. È più forte di me. Allora, vediamo un po' qui cosa ci abbiamo. Il mondo mi ha buttato, sto schifoso. Ladro maledetto, dai. Guardatelo, guardatelo. Sudicio per aprire, sudicio lezzo. Dai, dai, dai. Forza. Mamma mia, il mondo mi ha buttato. Il mondo! Aiuto, signori. Aiuto. Mamma mia. Ho rischiato. Gigante, ok. Sparate al gigante, non sparate agli scheletrini poverelli. Ok. Allora, guardate lì la zap, assolutamente. Vai di veleno, ok. Allora,
Vai di Prince. Vai di Spirito di Ghiaccio. Ok. Vai, 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 vai. Forza, forza, forza. Pericolosissimo lì il mini pecca. Fatto fuori. Ok. Allora, veleno assoluta. Ok. Buttiamoci gli scheletrini lì. Anche questa mossa è molto pericolosa, signori. È molto pericoloso quello che stiamo per fare. Non ci posso credere. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Cioè, questo deck proprio non va bene per me. E pensate che questo lo utilizza uno dei giocatori più forti al mondo. Io veramente questa cosa non la riesco a concepire. Quindi in sostanza devo sfruttare le mie leggendarie e continuare a giocare con questo. Vabbè, apriamo ancora questo baule della corona. Vediamo di essere fortunati. 511 di oro, 2 gemme, 2 rocket, 4 mega sgherri, ottimo. E 57 giganti royal. Ottimo, vabbè, sapevo che mi sarebbe uscita la epica almeno. E buono, orda di scheletrini, non la stiamo potenziando per un cazzo, però va bene. Non lo so ragazzi, ditemi un pochettino voi, a sto punto io riparto a scalare con questo deck e vediamo come si sviluppa la cosa, perché veramente non capisco, mi sto trovando male 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 e sto sbagliando qualcosa, non lo riesco a concepire signori. Ho già capito che sotto questo video ci sarà l'ondata più assoluta di consigli. Ma veramente per me sono oro colato i vostri consigli. Anche perché vi devo ricordare la situazione del nostro clan. Siamo nella top italiana signori. E guardate l'ultimo chi è. Cioè è possibile che un capo di un clan sia l'ultimo giocatore? No, non è possibile. Non ci devono essere scuse. Se sono il capo del clan, non dico essere primo, ma non posso essere ultimo. Vabbè, insomma gente, per questo video è tutto. Io come al solito vi ringrazio per tutto il sostegno che mi date sempre. Come al solito, un salto in descrizione dove vi ricordo trovate il mio profilo Facebook. Finché potete chiedermi amicizia fatelo, perché appunto potete sfidarmi su Clash Royale. E nulla, qua sopra c'è la solita scheda per vedere il vecchio video, se l'avete perso, se volete vedere altri miei video. Qua sotto trovate anche le playlist di tutte le serie, quindi veramente i video ce ne sono volontà da vedere. E nulla ragazzi, per questo video è tutto. Io vi saluto, ci vediamo sempre domani, sempre alle 5, sempre con un nuovo video. Ragazzi, ciao a tutti.